Oggi cominciamo un nuovo libro, si chiama, non so se lo vedete, ce l'ho sul Kindle, The Universal Laws di Pascal Bredoubeda, e l'ho trovato tra l'altro gratuito sul Kindle Unlimited. Volevo approfondire un po' le leggi universali, ho trovato questo, vediamo un po' com'è. Un quaderno degli appunti, perché su Kindle non posso non posso sottolineare. Introduzione semplice e basilare che inizia con una frase che non è che mi piace tanto a livello di parole, perché dice: tu non appartieni a te stesso ma appartieni all'universo. E in quanto appartenenza, appartiene, sì, tu sei l'universo più che appartieni, questo che mi piace comunque. E l'universo segue delle leggi, e in quanto tu sei parte dell'universo, anche tu devi, come nelle comunità, come all'interno di qualsiasi gruppo, tu devi seguire queste leggi, o quantomeno tu sei soggetto a queste leggi, non è una scelta se lo meno in realtà. Allora, qua parla di 14 leggi. Io ho visto in giro un po' di numerazioni che vanno da 7 a 15 leggi, più o meno, anche perché alcune secondo me sono anche comparabili. La legge dell'unità, della vibrazione, la chiama, che secondo me in italiano è un po' diverso, comunque va bene, dell'azione, delle corrispondenze, dell'attrazione, che è quella più conosciuta, della, come si dice in italiano, trasmutazione di energia adesso. Che in inglese non sempre riesco a fare la traduzione simultanea, della gestazione, chissà cosa intende, relatività, polarità, ritmo, delle credenze e del genere. Non so, alcune mi risuonano un po' strane, ma andiamo a vedere. Inizia con la prima, quella dell'unità, vediamo. Ah, mi sto rendendo conto che è proprio un librino, eh. Il tempo alla fine del libro 3 minuti. Comunque, niente, finora ha parlato del fatto che, essendo la legge dell'unità, vuol dire che siamo uno con tutti, anche al di fuori del mondo terrestre. Siamo un frammento divino, quindi collegati anche al divino, siamo uni anche col divino, quindi è una fonte di energia. E che, essendo uno, essendo tutti collegati, le nostre azioni, le nostre credenze, le nostre parole, eccetera, influenzano tutti, insomma, e tutto. Ok, la legge dell'unità è quella che troviamo ovunque, insomma, la legge base di quelle universali, quindi dovremo conoscere abbastanza bene tutti, ok? Ora, odio queste cose, via. Ora passiamo a quella della vibrazione. La cosa interessante è che sta parlando di vibrazioni, che è tutta vibrazione, insomma, anche noi, soprattutto tutto in movimento, cioè anche noi se siamo fermi, se guardiamo al microscopio, le molecole si muovono e tutto il resto, ok? E poi, vabbè, dice che vibrazioni simili attraggono vibrazioni simili, ma penso che questo lo spiegherà meglio nella legge dell'attrazione.
La cosa interessante, dicevo, è che dice che una vibrazione più bassa, se si avvicina ad una più alta, tende ad equilibrarsi con essa, cioè quindi la vibrazione bassa tende ad alzarsi vicina ad una più alta. Oh, interessante, che non c'entra niente, però mi ha fatto venire in mente una cosa. Dice che tutte le religioni sono basate sulla speranza che un giorno diventeremo uno con Dio. Che è vero, cioè nel senso, se noi ovviamente religione e percorso spirituale sono due cose diverse che possono andare a pari passo, ma non sono la stessa cosa. Se noi pensiamo effettivamente, prendiamo la religione cristiana, che è quella a cui sono più affine, che conosco meglio, cioè entrare nel regno dei cieli, siederai alla destra del Padre. Comunque presagisce un alzamento delle vibrazioni per arrivare a lui, quindi un cercare di arrivare alle vibrazioni del divino, che è principalmente la stessa cosa che fa un percorso spirituale. Quindi questo cosa vuol dire? Che sono veramente millenni che l'uomo cerca di fare questa cosa e in modi ovviamente diversi, con i limiti che c'erano un tempo, anche perché il collettivo ha il proprio percorso spirituale, quindi ai tempi c'era un po' di limiti, c'erano più limiti che oggi, insomma. E quindi sì, effettivamente ha ragione, insomma, questo, le religioni cercano di fare questa cosa. E arriviamo alla legge dell'azione. Questa strana, sentiamo cosa dice. Ok, un po' penso sia un po' il fatto, possiamo riassumere nella frase aiutati che Dio ti aiuta, cioè è la legge che ti guida all'azione, nel senso che se tu vuoi ottenere qualcosa devi agire, non ti cade dal cielo. Ecco, sì, sono d'accordo con la massima. Non so se l'avrei inserita nelle leggi dell'universo, sinceramente, effettivamente non l'avevo mai sentita, ma penso che ci siano delle leggi principali e delle leggi secondarie. Comincio ad avere questo sospetto, ecco, questa l'avrei messa nelle leggi secondarie, infatti è stata poi anche facile il dolore. Legge delle corrispondenze. Ah, capito. Sì, questa ci sta, vi dirò, perché la legge della corrispondenza è intesa come in alto, così in basso, come a destra, così a sinistra, come dentro, così fuori, e sui principi del metatrimegistro. E sì, direi che è una cosa abbastanza importante, perché ultimamente mi sto rendendo conto che è un aiuto, cioè se noi ci facciamo caso a questa cosa è un aiuto molto grande nel nostro percorso. Allora, siccome non vedo nella lista la legge dello specchio, secondo me lui la inserisce, lui vero? Sì, penso sia un lui, la inserisce qua. Perché nella legge di corrispondenza, perché oltre a dire che insomma tutto riflette come sopra così sotto eccetera eccetera, dice che il tuo ambiente, cioè ciò che ti circonda, è uno specchio di te stesso, quindi se stai cercando di cambiare dentro devi cominciare a cercare fuori. Vabbè, dice che è un completamento della legge dell'unità, sì, che ci sta, e dice che alle volte è conosciuta anche come legge dell'analogia. Ecco, qua mi mette per esempio la legge di causa-effetto, che non mi aveva messo all'inizio nell'elenco, che penso, cioè detta così, di solito si trova come la legge del karma, ma adesso andiamo a vedere. Infatti dice la legge del karma è solo un'interpretazione spirituale filosofica della legge di causa-effetto.
Ma dice anche, vedi, che molti strumenti spirituali si basano su questa legge, come per esempio le costellazioni familiari o le terapie regressive alle vite precedenti. Io aggiungerei anche registri akashici, perché appunto si può vedere quale karma hai prodotto e stai affrontando, tra le varie cose. Sì, praticamente dice che la legge di causa ed effetto, ogni azione produce una reazione o conseguenza, racchiude un po' la cosa del tutto succede per una ragione. Spesso quando diciamo così noi intendiamo una ragione divina, ma qui dice che comunque potrebbe essere la causa di qualcosa anche che hai fatto tu, scusa, l'effetto di qualcosa che hai fatto tu. E poi dice una frase interessante che è da tenere lì, su cui meditare: la stessa causa produce lo stesso effetto, ma uno stesso effetto non arriva necessariamente dalla stessa causa. Vedere perché, allora, corrispondenza, causa effetto, compensazione, corrispondenza, no, non me le sta mettendo, cioè la lista che c'era all'inizio delle leggi non è comparabile a quello che c'è ora. Comunque vabbè, qua parla di compensazione. Principalmente dice che dare ed avere sono in equilibrio perfetto. Penso, adesso andrò a leggere, che sia una malinterpretazione della legge dell'equilibrio, dove tutto tende ad equilibrarsi, tutte le energie tendono ad equilibrarsi. Vedremo. Poi parla di soldi, ma vabbè. Attrazione. Allora, qua dice che ciò che ci succede è una manifestazione dei nostri pensieri. È una traduzione molto leggera della legge d'attrazione. Non so se lo fa così, perché comunque la legge d'attrazione si trovano molte più informazioni che delle altre leggi, quindi vuole stringere, oppure se è davvero una traduzione molto semplice. Si dice che la legge d'attrazione è quella dell'azione mano a mano. È un po' stile vecchio, proprio, come si chiama? Non mi ricordo, si chiama proprio la legge d'attrazione, i libretti, quelli famosi. C'è da dire che è un libro che si può scaricare gratuitamente su Kindle Unlimited, quindi sì, non mi aspettavo un gran approfondimento. Comunque si passa alla legge di trasmutazione. Allora vado avanti veloce perché è veramente vista. La legge della trasmutazione di energia significa che in ogni momento noi possiamo switchare da una forma di energia ad un'altra, che il potere è nostro, il potere di cambiamento è nostro. Anche questa non mi sembra una legge primaria, non la metterei neanche tra le secondarie se seguiamo la teoria di primaria e secondaria, ma vabbè. Gestazione, sono curiosa perché. Allora, è interessante il concetto alla base, spiegata in modo scusate, ma allora lui dice che per la legge della gestazione tutto ha bisogno di tempo. Ok, niente avviene in un attimo, c'è un tempo di crescita per raggiungere un obiettivo, prima devi conoscere bene quello che vuoi, poi dopo devi fare un piano, poi dopo passi all'azione. Tutto questo non avrebbe avuto un senso per me se non avesse detto che la legge si chiama anche legge del tempo divino. E allora ho compreso cosa voleva dire, ovvero che secondo me il concetto principale è che se la tua anima ha deciso di arrivare a quell'obiettivo, non è che te lo dà e basta, ma è un compito, ok? Tu devi passare attraverso delle esperienze per prepararti a ricevere questo obiettivo, e questo è il tempo divino.
tu devi avere delle conoscenze per arrivare a questo obiettivo, se no non potrai sfruttarlo a pieno. E quindi questa attesa, ma è un'attesa attiva, perché comunque tu impari delle cose attraverso ciò che ti succede, quella potrebbe essere considerata come legge della gestazione, che io chiamerei legge del tempo divino. Sì, potrei anche metterla nelle, cioè è una cosa che bisogna tenere in considerazione effettivamente. Passiamo alla legge della relatività. Allora, direi che la legge della relatività è equiparata un po' a quella che noi chiamiamo la legge della sfida, perché dice: la nostra vita passerà attraverso dei test il cui obiettivo è quello di renderci più forti. Ci sta. Di non vedere le sfide come qualcosa di brutto, ma come opportunità. No, è un po' diverso dalla legge della sfida, effettivamente, perché la legge della sfida è quella che dice che se tu, la tua anima sta attraversando un compito, sta cercando di imparare qualcosa, e tu, mente, dici: ok, l'ho imparato, l'universo ti manda una sfida su quel tema per vedere se effettivamente hai integrato questa cosa. Non lo so, sì, anche questa non è molto, sì, secondaria. Inseriamo anche la terziaria a questo punto, non lo so. Sì, ci sta, è vero, però. Non, sì, forse un'integrazione della legge della sfida. Boh. Andiamo alla polarità. Vabbè, praticamente essere coscienti che ogni cosa ha il suo opposto, un po' equiparata forse alla legge dell'equilibrio, anche la legge della sfida, perché qui dice: se raggiungi un obiettivo, aspettati che arriverà a sfidarti il suo opposto, insomma, principalmente. Non so, sono sempre più dubbiosa, ma vediamo. Ritmo. Sì, ci sta, ha un senso. Non l'ho mai sentito, però ci sta. La legge del ritmo dice che tutto nell'universo ha un ritmo e niente può sfuggire a questo ritmo. Il ritmo è composto da inizio, durata, fine e ripetizione del ciclo. Ci potrebbe stare, ha un senso. Ci devo ragionare. La legge della credenza, non quella dove ci metti dentro le cose, ma che praticamente siamo governati dalle nostre credenze. L'aveva già detto, credo che queste faccia parte di la legge dell'attrazione, non farei una legge a parte. Legge di genere, anche questa sono curiosa. Dice che c'è una parte yang e una parte yin in ogni cosa. Anche qui lo metterei nella legge dell'equilibrio, cioè fa parte della legge dell'equilibrio. Vivere in accordo con le leggi universali. Ah, ogni legge come integrarla. Vediamo. Per integrare la legge dell'unità basta connettersi al divino, meditazione, eccetera, ok. Vibrazione, ricercare il massimo livello di consapevolezza che aumenta ovviamente le tue vibrazioni. Poi, vabbè, legge dell'azione, agire, non è che ci volesse tanto. Sì, vabbè, non so neanche più leggerlo tutto. Corrispondenze, dare senza aspettarsi di ricevere. Causa ed effetto. Vabbè, sì. Scoprire perché ti succede quello che ti succede e usarlo a tuo vantaggio. Compensazione. Aumentare. Vabbè. Il valore della tua, del tuo contributo. Attrazione. Vabbè, visualizzare i risultati,
visualizzare i risultati nella legge di attrazione è una cosa, ragazzi, che non si può più sentire nel 2024. Comunque va bene, non c'è neanche voglia di scrivere. Trasmutazione, non scrivo neanche più. Devi focalizzarti su cosa vuoi e non lasciare che il mondo esterno invada il tuo mondo interiore. Per la legge della gestazione devi coltivare la pazienza. Per la legge della relatività, capire che le difficoltà sono un'opportunità. Per la legge della polarità, che per ogni problema c'è una soluzione. Per la legge del ritmo, devi accettare ogni situazione che ti succede, anche se ti sembra brutta, perché poi tutto è ciclico. La legge delle credenze, devi costruire la tua verità. La legge del genere, devi mettere un po' di femminilità e mascolinità in ogni cosa che tu fai. Ci sono delle quotazioni, delle citazioni, ma niente, basta, finito. Valuta questo libro uno, sinceramente. Vabbè, primo libro di questa serie è andato così, niente, io non mi mento adesso che qua dietro c'ho scritto la lista dei 101 desideri che devo ancora finire. Niente, ragazzi, spero che comunque almeno insomma vi abbia evitato di prendere questo libro. Nei prossimi, adesso forse lo faccio subito un altro libro, perché stavo leggendo, questo è un libro già iniziato, vabbè, non ve lo dico, andate a vedere il prossimo video su un altro argomento. Ok, grazie, alla prossima.